Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. L'Aquila ha ricordato le 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009. A distanza di 2 anni è tornata la fiaccolata che ha illuminato la notte più lunga che 13 anni fa ha segnato per sempre la vita non solo degli aquilani, ma di tutti gli abruzzesi e di chi tra le macerie ha perso il proprio caro. Il servizio di Stefano Recanati. Del nostro dolore che da quella notte di 13 anni fa ci fa sentire parte di qualcosa di più grande, nel ricordo di una tragedia che ci ha privato di troppe vite, ma che ci ha consegnato la responsabilità dei loro sogni. Un abbraccio corale che racchiude la speranza di una comunità che non sa cosa significa arrendersi. Sono passati 13 anni dalla notte del 6 aprile 2009, quando alle 3:32 una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 distrusse l'Aquila e 56 comuni vicini e uccise 309 persone. Dopo 2 anni di interruzione a causa dell'emergenza Covid, l'Aquila e gli aquilani non possono e non vogliono dimenticare. Purtroppo però proprio il Covid si è portata via l'anima del comitato dei familiari, Antonietta Centofanti. A ricordarla, Vincenzo Vittorini, il quale ha sottolineato l'importanza del ritorno della fiaccolata, ma anche del fatto di avere finalmente il Parco della Memoria, che non è un luogo di dolore, ha detto, ma di ricordo. 1200 le fiaccole lungo i circa 1700 metri del percorso partito da via 20 settembre, passando davanti alla casa dello studente. Il corteo è arrivato per la prima volta fino al Parco della Memoria. Tra i partecipanti il presidente della regione Marco Marsiglio, del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia Giovanni Legnini. Presente anche il presidente ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto. Le mascherine hanno nascosto i volti, ma non la commozione di chi quella notte l'ha vissuta. Al corteo, insieme alle foto delle persone morte sotto le macerie, hanno sventolato le bandiere della pace e bandiere dell'Ucraina. Un dolore, quello della nostra regione, che si è unito quest'anno a quello del popolo ucraino, appunto, rappresentato dagli atleti della nazionale ciclisti. Sono stati proprio loro, infatti, ad accendere il braciere prima della lettura dei nomi. Centi, Ludovica, Passamonti, Fabiana, Andrea, Cora, Antonella, Massimino, Patrizia, Corridore, Rocco, Costantini, Luigia. Dopo la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, alle 3:32 dal campanile hanno risuonato 309 rintocchi e un fascio di luce azzurra è stato proiettato nel cielo. In 13 anni tante cose sono cambiate. Tre quarti dei palazzi privati distrutti sono stati ricostruiti, più sicuri di prima. Il centro storico inizia a rivivere grazie a tante attività che hanno scelto di riaprire i battenti, anche se la maggior parte degli edifici è ancora disabitata per effetto della crisi e della pandemia. Sono 1982 di età compresa tra 3 mesi e 100 anni i nuovi casi di Covid registrati in Abruzzo. Dei positivi odierni, 1281 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido, eseguiti 4282 tamponi molecolari e 10812 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 13,13%. I nuovi casi positivi provengono 442 dalla provincia dell'Aquila, 531 da quella di Chieti, 432 da quella di Pescara, 511 da quella di Teramo, 27 da fuori regione, mentre per 39 sono in corso verifiche circa la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso, si tratta di una novantenne della provincia di Teramo e sale così complessivamente a 3116. Nelle ultime 24 ore sono 1926 i dimessi guariti, mentre gli attualmente positivi sono in leggero aumento, 42682 più 55 rispetto a ieri. In calo i ricoveri in area medica sono 309, meno 14 rispetto a ieri, 17 i ricoveri in terapia intensiva, più 2 rispetto a ieri. Nel prossimo anno scolastico in provincia di Teramo ci saranno 859 alunni in meno, una drastica riduzione di studenti che potrebbe mettere in pericolo tanti posti di lavoro nelle scuole. Il grido di allarme del sindacato CGIL di Teramo, il servizio di Tania Bonici Castelli.
La CGIL Teramo lancia un grido di allarme sulla drastica riduzione del numero di alunni sul territorio provinciale. Il prossimo anno scolastico si prevedono infatti 859 studenti in meno. Il sindacato chiede all'ambito territoriale di Teramo di accogliere le richieste delle scuole per avere organici adeguati in base al tempo scuola programmato e non in base al numero di alunni. Attualmente gli studenti delle scuole pubbliche nel teramano sono 38.041. Il prossimo anno scolastico saranno 37.554. In tutta la regione per il 2022-2023 sono previsti 2.723 alunni in meno a fronte degli oltre 2.000 dello scorso anno. Complessivamente saranno poco più di 164.000 gli studenti abruzzesi rispetto agli attuali 167.275. La provincia di Teramo paga il tributo più alto, un dato che da solo documenta il persistente aumento della denatalità, delle migrazioni dalle aree interne che si accompagnano ad un esodo diffuso delle nuove generazioni. Di fronte alla situazione emergenziale, la CGIL chiede che le scuole possano avere la possibilità di garantire un'offerta formativa programmata. Più tempo scuola, tempo pieno alla primaria e tempo prolungato alla secondaria, recupero delle discipline professionali. Inoltre per il sindacato sarebbe importante consolidare un organico docente data che consenta di poter fare scuola rispettando i requisiti del distanziamento, della sicurezza e dell'offerta formativa di qualità. Solo dopo una forte pressione e continue mobilitazioni, scrive in una nota la CGIL Teramo, siamo riusciti a mantenere fino al termine delle elezioni il cosiddetto organico Covid. Eppure si tratta di un organico importante per le scuole che andrebbe mantenuto anche dopo l'emergenza. L'unico dato positivo è il lieve incremento del numero di docenti di sostegno. In provincia di Teramo ne sono 69 in più. Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi e al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini in merito alle problematiche che interessano le autostrade A24 e A25. Marsiglio chiede a Draghi e Giovannini di sbloccare la grave situazione di stallo che purtroppo perdura ormai da svariato tempo. Nella lettera il Presidente della Regione ripercorre l'iter del piano economico e finanziario scaduto nel 2014 e mai rinnovato, delle interlocuzioni avute nel 2019 con l'allora ministro Toninelli e i confronti con i successivi cambi di governo. Credo che siano stati fatti notevoli passi indietro rispetto al PEF definito dall'allora ministro Toninelli, piano che ancora oggi rappresenta il punto di sintesi più avanzato di un percorso che è stato condiviso con la società concessionaria, l'allora Ministero dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e il CIPE. Al fine di dare certezze al territorio che rappresento, scrive Marsiglio, vi chiedo pertanto di ripartire da quel piano verificando nell'attualità e cercando di capire come rispondere alle osservazioni della Commissione europea. Oggi, aggiunge Marsiglio, il commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e l'attuale commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica dell'autostrada non sono in grado di agire senza un quadro di programmazione certo. E l'aumento dei parcheggi a pagamento in alcune zone di Pescara sta provocando polemiche e critiche alla giunta Masci, arrivano tra le altre dalla CNA. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Guardi, la CNA è molto critica su quello che sta accadendo a Pescara per quanto riguarda i parcheggi a pagamento che sono stati inaugurati proprio negli ultimi giorni in città, in varie zone, in vari quartieri. Perché siete così critici? Ma in questa situazione già difficile, come abbiamo già detto anche in un incontro che abbiamo avuto, non ci sembrava il caso di far cassa proprio su questo tema. I negozi e comunque le attività già sono stressate e quindi hanno difficoltà. I cittadini adesso dovranno pagare addirittura per parcheggiare sotto casa. Oltretutto in alcune zone della città davvero risulta incredibile l'aumento o comunque la spesa, cioè ci sono delle zone periferiche dove l'abbonamento giornaliero costa 5 euro rispetto a quella, la stazione
stazione che costa 2,50 euro. Noi dovremmo stimolare l'accesso in città con i mezzi diversi, quindi dovremmo stimolare a parcheggiare fuori dalla città e dovrebbe costare meno, anzi dovrebbe essere gratis fuori dalla città. Oppure quello che è accaduto, ci dicono svolta green e poi la macchina ibrida l'anno scorso pagava 60 euro annuali per parcheggiare su tutto il territorio, era una misura che serviva a stimolare l'utilizzo di macchine ibride e quest'anno siamo arrivati a 324 euro l'anno, cioè da 60 a 324. Sinceramente ci pare un metodo, per carità anche legittimo, di fare cassa, ma non crediamo che non sia né il momento storico e tantomeno anche una serie di zone utilizzate che siano adeguate ad essere poste a pagamento, non ultima la questione dei parcheggi su via Paolini o comunque intorno all'ospedale, cioè già c'è gente insomma che ha difficoltà magari anche a trovare situazioni. Paradossalmente il parcheggio dentro l'ospedale costa meno dei parcheggi lungo la strada e quello è pure custodito, cioè sinceramente davvero troviamo un pochettino di schizofrenia in questa situazione sui parcheggi a Pescara. Sì. Ci sono anche polemiche poi per i parcheggi a pagamento che riguardano le riviere, ci avviciniamo alla stagione estiva. Dubbiamente insomma è un ulteriore balzello che peserà sia sul turista sia su chi viene spot ma anche sui residenti in determinate zone e quindi in questa maniera praticamente abbiamo coperto il 100% del territorio di Pescara. Vogliamo dire che si paga su tutto il territorio, si paga anche in maniera abbastanza bizzarra perché dove si paga un euro, dove si paga 50 centesimi, cioè sinceramente non si riesce davvero a capire. Quella del lungomare è chiaro che è un ulteriore mazzata al turismo di questa città. Facciamo sistema e il protocollo sottoscritto questa mattina in Camera di Commercio di Chieti Pescara dalle associazioni che operano nel settore del turismo. Vediamo il servizio. Sei associazioni di categoria sottoscrivono per la prima volta un protocollo d'intesa sugli standard di qualità nel turismo abruzzese. Il decisivo passo in avanti nella promozione e nella qualità dell'offerta e dei servizi turistici in Abruzzo è promosso dalla Federazione dei Professionisti Abruzzesi del Turismo Esperienziale, Federpate Confesercenti, presieduta da Paolo Setta. I rappresentanti regionali delle principali organizzazioni del turismo abruzzese, ovvero Federalberghi, Confcommercio, Federturismo, Confindustria, Assoturismo, Confesercenti, CIA Turismo Verde e Coldiretti hanno sottoscritto con Federpate e Confesercenti il protocollo d'intesa nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Pescara. Noi lanciamo un messaggio chiaro, netto, una nuova linea rispetto ad una visione ed una missione, fare bene, fare concretamente e fare insieme. Non dobbiamo più inseguire modelli di regione, di territori che tra l'altro stimolano anche un complesso di inferiorità negli operatori, no? Ma noi dobbiamo essere protagonisti di un modello tutto nostro, di un'idea di turismo tutta abruzzese che come dire, si gioca e vince le sfide del futuro sulla connessione, sulla cooperazione e sulla qualità. Si mettono in nero su bianco delle regole, collaboriamo insieme per offrire al turista un prodotto migliore, sicuro, senza quel dubbio che quel tipo di sistema, quel tipo di offerta sia un'offerta che non rientra nei canoni anche fiscali, quindi abusivismo, ma soprattutto con l'opportunità di offrire al turista la qualità. L'importante è combattere l'abusivismo perché questo è un problema in quanto nuoce effettivamente a quelli che invece sono in regola e portano l'Abruzzo in tutto il mondo e nello stesso tempo con questa lotta si riesce anche a elevare un po' la qualità dei nostri consumatori e dei nostri turisti. Pandemia speriamo sia finita, ma la pandemia ci ha fatto cambiare un po' il sistema di vita e anche quello turistico, per cui le gite fuori porta sono molto più importanti e presenti oggi e quindi la nostra proposta con gli agriturismi, le fattorie didattiche, i bed and breakfast sono sicuramente una risposta positiva a questo problema.
Nell'ottica della riorganizzazione dei mercati cittadini a Chieti, l'assessore al commercio sta valutando lo spostamento del mercato del venerdì per collocare in un unico luogo i banchi per la vendita, il servizio di Selenia Secondi. Ci sarà a breve un sopralluogo per spostare il mercato del venerdì che si svolge attualmente in Corso Maruccino a Chieti alla villa, in realtà è un ritorno perché era già una volta lì. Quali sono le motivazioni di questa scelta? È un ritorno ma ancor più inclusivo perché l'obiettivo è quello di fare in modo che l'intero mercato del venerdì possa aver luogo presso la villa comunale e sul viale appunto della villa. Ma l'obiettivo principale è quello di fare in modo che il mercato sia più fruibile, sia più godibile per la cittadinanza, ma che venga anche valorizzato. Oggi il mercato del venerdì si svolge su Corso Maruccino, su Via della Liberazione e a scendere chiaramente su Viale 4 Novembre. È una collocazione che dà dei riscontri, ma è dispersivo come mercato perché circa 40 banchi sono posizionati in diverse aree del centro storico. Concentrare il mercato del venerdì alla Villa Comunale riteniamo possa essere un elemento che accresca il valore del mercato del venerdì, ma rientra in un progetto anche di brandizzazione dei mercati cittadini che stiamo portando avanti perché riteniamo che questi rappresentano davvero un qualcosa di importante per la cittadinanza. Poi, ripeto, in molti casi i mercati vengono in altre realtà trattati come appunto un commercio di serie B, per noi il commercio è solo di serie A. Poi se guardiamo anche le presenze presso i mercati cittadini siamo confortati, però ecco, occorre dare valore anche attraverso questi aspetti e riteniamo che concentrare il mercato alla Villa Comunale sia qualcosa di importante. È ovvio che stiamo facendo delle ricognizioni tecniche, avremo un sopralluogo nei prossimi giorni perché ovviamente dobbiamo unire sia l'aspetto del numero dei posteggi, circa 40 da collocare appunto alla villa e sul viale, ma anche l'aspetto della viabilità che sarà oggetto di riunioni con l'ufficio traffico e con insieme al mio collega Rispoli. E nel prossimo servizio vediamo la presentazione della carta dell'olio Evo d'Abruzzo, un prodotto di qualità ancora di più da valorizzare. Vediamo. Scoprire le qualità abruzzesi attraverso l'olio Evo in un tour che parte dalla tavola e viaggia in tutto il mondo portando sul piatto le eccellenze di un intero territorio. E con questo spirito che prende forma in Camera di Commercio di Chieti Pescara, il progetto per la valorizzazione dell'olio Evo e DOP del territorio delle due province che porterà ad una nuova ed inebriante destinazione la realizzazione di una carta dell'olio Evo d'Abruzzo da distribuire nei ristoranti e nelle strutture ricettive per far comprendere l'unicità del prodotto ai suoi consumatori. I dettagli dell'iniziativa sono stati illustrati questa mattina in Camera di Commercio a Pescara. Vorremmo arrivare a fare la carta degli oli in maniera tale che a qualunque ristorante abruzzese, speriamo anche oltre, il cliente che va a gustare il suo pranzo sa con quale olio è stato condito oppure quale tipo di olio vuole per integrare eventuali aggiunte. Vendiamo sicuramente uno dei migliori oli del pianeta, è giusto che lo reclamizziamo nel modo giusto e coeso tra tutti i territori. Svilupperemo questo progetto nel corso del 2022 che porterà alla costituzione di una vera e propria carta dell'olio che andremo a mettere all'interno dei ristoranti della nostra regione in modo da ripercorrere quello che è stato già il percorso fatto col vino e con le carte del vino. Questo perché? Per far accrescere quella che è la sensibilità e la cultura dell'olio extravergine d'oliva abruzzese con la ristorazione che fa da ambassador per quanto riguarda la veicolazione del nostro prodotto abruzzese all'interno del nostro territorio, ma questo poi vuole essere anche un progetto da portare all'esterno della regione Abruzzo e quindi per tutta l'Italia. Sterrare e Umano Trophy, questo l'evento sportivo ma anche di promozione turistica del territorio che si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio prossimi a Montesilvano. Vediamo di cosa si tratta. Assessore, qual è l'importanza di questo evento per la città di Montesilvano?
È un evento di assoluta rilevanza all'interno di quello che sarà il cartellone delle manifestazioni sportive che Montesilvano realizzerà per l'estate 2022. Diciamo che apriamo la stagione sportiva con il botto, perché la prima edizione dello Serrario Mano Trophy sarà sicuramente un grandissimo successo ed è un piacere per noi poter essere il centro di questo tour abruzzese. Si parla spesso di turismo sportivo e di rilancio dei territori, penso che manifestazioni come queste siano necessarie e indispensabili in questo senso. Sì, i percorsi saranno delineati per tutta la regione Abruzzo, toccheremo appunto 4 province, 74 comuni e più di 550 chilometri. Il venerdì mattina tutti i partecipanti partiranno, destinazione sud-ovest, andremo verso Roia del Sangro, che sarà il punto più lontano che raggiungeremo ai confini con il Molise, per poi rientrare verso Montesilvano. L'idea di creare questo evento, lo Serrario Mano Trophy, è stata un'idea che parte già da qualche anno, grazie alla nostra esperienza nell'organizzare dei tour turistici per mini gruppi 10-15 moto all'interno della regione Abruzzo. E la cosa molto importante che ci faceva piacere sottolineare, che è un evento unico nella sua categoria, è quello che saranno ben accette anche le famiglie, e abbiamo creato per loro dei contenuti insieme a un nostro partner che è la cooperativa Il Bosso, per creare appunto delle escursioni all'interno del territorio dell'Abruzzo durante le giornate in cui il proprio compagno o la propria compagna è in giro in moto. È bello sottolineare che ci sarà anche un momento di diciamo beneficenza e solidarietà, quindi verranno individuate delle associazioni a cui l'associazione Serrario Mano devolverà una quota, per cui c'è tutto, c'è divertimento, c'è sport, c'è turismo, c'è valorizzazione del territorio, c'è solidarietà, e non vediamo l'ora quindi che arrivi il 28 di aprile. E siamo dentro la pagina dello sport, ora parliamo di Serie C, prime sedute di lavoro per Luciano Zauri appena tornato sulla panchina del Pescara al posto di Gaetano Auteri. L'idea del neotecnico è di ripartire dal 4-3-3 contro il Grosseto, in dubbio Pompetti e Drudi, che oggi hanno comunque lavorato in gruppo, probabile assenza per Rauti. Vediamo. Con il comunicato ufficiale diramato nella mattinata si è chiuso tutto l'iter burocratico che ha condotto allo Zauri 2.0. Il 44enne allenatore di Pescina proprio oggi ha diretto i primi allenamenti del Pescara, al mattino al Poggio, al pomeriggio allo stadio Ughetto di Febo di Silvi. Zauri, unica novità di uno staff per il resto confermato, restano il vice Cristiano Del Grosso, calciatore di Zauri nella stagione 19-20, il meccanalist Filippo D'Alessio, il preparatore dei portieri Luca Aprile e il preparatore atletico Ermanno Ciotti, che di Zauri è collaboratore di vecchia data. I due facevano parte dello staff di Massimo Oddo e Ciotti è stato preparatore con Zauri in primavera nella stagione 18-19 e in prima squadra l'anno successivo. Rispetto alla gestione Auteri spicca intanto un aspetto: se l'allenatore siciliano disponeva in prima persona ogni singolo momento delle sedute e i collaboratori avevano un ruolo più marginale, con Zauri questi ultimi sono più coinvolti nella direzione delle operazioni, più dentro il campo. Il neotecnico non si dovrebbe discostare dall'assetto tattico mostrato dal Pescara nell'ultimo periodo. Si riparte dal 4-3-3. Qualche novità per quanto riguarda gli interpreti: Derisio, che è stato il mediano basso davanti alla difesa, Frangiflutti è uomo della prima impostazione con Auteri, ora potrebbe lasciare questo ruolo a uno tra Pontisso e Memusciai, andandosi a giocare una maglia da mezzala con Diambo e Pompetti. In avanti probabile il ricorso al tridente Dursi Ferrari Clemenza, anche stante le condizioni tutt'altro che buone di Rauti, che ha saltato le sedute odierne al pari di Illanes, Chiarella e Di Gennaro, mentre è tornato dopo gli impegni nel nazionale Blanuta. Da verificare anche le scelte di Zauri tra i pali: fiducia al baby sorrentino o svolta verso il più esperto Jacobucci. E in difesa, Veroli continuerà ad essere una soluzione da quarto di sinistra o tornerà a fare il centrale, lasciando la corsia mancina a uno tra Frascatore, Nzita e Rasi, così come sono da verificare le condizioni di Drudi, che ha saltato gli ultimi tre match. Sta meglio, ma non è scontato, giochi dal primo minuto col Grosseto. La squadra di Maurizi è ultima in classifica e verrà a Pescara estremamente motivata a fare punti per giocarsi la salvezza ai play-out. Non sono al meglio Boccardi e Moscati, lavoro differenziato per l'esterno Raimo, resta ai box Peretti per un problema alla caviglia.
Il Teramo invece avrà il secondo match interno consecutivo contro un'altra formazione toscana, il Pontedera dell'ex Simone Magnaghi. Per i biancorossi, strada che porta la salvezza sempre più in discesa, ma l'attaccante Filippo D'Andrea continua a ripetere che la quota che il gruppo si è dato rimane quella dei 45 punti. Vediamo. Beh, sensazioni sicuramente positive. Diciamo che dove siamo adesso è il frutto di quello che siamo noi, del lavoro che svolgiamo durante la settimana e della forza che noi abbiamo. Diciamo che ci meritiamo questo posto, se non qualcosa in più. Sì, sono contento sicuramente dei 5 gol, magari potevo fare qualcosa in più, però rispetto alla prima parte di stagione è tanto. E poi sì, con Gambri mi trovo veramente bene, mi trovo bene con tutti, poi con lui ho stretto anche un rapporto d'amicizia fuori dal campo e giocando insieme diciamo che ci completiamo, quello che penso io. Magari lui è uno più forte fisicamente, che riesce ad aprire gli spazi, e io riesco a giocargli dietro, quindi diciamo che ci troviamo molto bene insieme. Beh, guarda, sicuramente noi ci siamo prefissati, come ormai sappiamo già tutti, quello che avevamo fatto nello spogliatoio dei 45 punti, quindi quello è il nostro obiettivo, che è il nostro obiettivo per salvarci. Poi sicuramente una volta che abbiamo raggiunto l'obiettivo di salvezza, quello che viene dopo, diciamo che poi ci possiamo levare dei sassolini dalle scarpe, quindi siamo liberi e possiamo giocare veramente al massimo. O giocare in casa, i nostri tifosi sono il 12° uomo in campo, ci danno una spinta, stanno cantare dal primo al 90° minuto e ci danno una grande mano, una grande spinta. Poi sì, con Pontedera è una partita ancora più importante di quella che è stata la scorsa, e quindi diciamo che se riusciamo a centrare i 3 punti sarebbe per noi una grandissima vittoria e che ci porterebbe poi ad arrivare a 40-44 quasi salvi. Beh sì, loro sarà una partita molto, molto dura, come lo sono state tutte. Noi la cosa che dobbiamo fare è scendere in campo con le nostre idee, il nostro gioco, e sono sicuro che riusciremo a portarla a casa. Sicuramente non bisogna perdere, quello è la cosa fondamentale, però da quello che si è visto, noi nelle ultime 4 gare abbiamo subito solo un gol al 94°, un autogol che c'è stata una piccola disattenzione che magari dovevamo fermare l'azione a centrocampo, però si è visto poi come ci siamo buttati tutti giù a terra per quanto eravamo nervosi di aver preso quel gol, quindi questo ti fa capire che la squadra c'è, la squadra non vuole subire gol e vuole andare a portare a casa la vittoria. Non te la saprei dire, io spero di segnare queste 3 partite tutte e 3 10 gol, no sto scherzando, però un gol a partita anche sarebbe il top, però sicuramente, beh dai, altri 2-3 sarei estremamente contento. E a Pescara l'amministrazione comunale sta lavorando per gli ultimi dettagli in vista dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia, vediamo. Sindaco, Pescara vive 3 giorni di grandi emozioni dal punto di vista sportivo con l'arrivo del Giro d'Italia, 3 giorni di grandi emozioni. Sì, perché il Giro d'Italia è la manifestazione più importante che ci sia nello sport, perché il Giro d'Italia unisce tutti, è un serpentone che va da nord a sud e parla un unico linguaggio, che è quello della pace, dello sport vero, del popolo, e quindi sono veramente orgoglioso che questa tappa del Giro d'Italia parta da Pescara il 17 maggio, ma non avremo soltanto la tappa che parte da Pescara, avremo una 3 giorni vissuta intensamente in Abruzzo, di cui 2 giorni a Pescara. E per noi non c'è soltanto quella 2 giorni, ma c'è anche un percorso di avvicinamento al Giro d'Italia che prevede molte manifestazioni, il coinvolgimento totale della città e anche delle riflessioni importanti sulla sicurezza stradale, sulla mobilità leggera, sulla mobilità sostenibile, perché questi sono i temi che noi stiamo affrontando nella nostra città con nuove piste ciclabili, nuove corsie preferenziali per diminuire il peso che c'è in città delle troppe macchine che entrano inquinando Pescara.
gara, quindi è un processo naturale che stiamo facendo e il Giro d'Italia è il suggello di un percorso, è la ciliegina sulla torta, quindi festeggeremo i campioni che saranno qui a Pescara, ma allo stesso tempo faremo molti passi avanti sulla mobilità sostenibile. Pescara si conferma sempre più sindaco, una città a forte vocazione sportiva. Sì, io lo dico sempre, Pescara è una città che vive di sport, lo mettiamo in evidenza in ogni occasione, sia per le manifestazioni che organizziamo a Pescara, ma anche perché i pescaresi vivono la città pieno nello sport, basta guardare cosa succede sulla riviera d'estate e d'inverno con le tante persone che corrono, che vanno in bicicletta, che con tutti gli impianti sportivi pieni, le palestre. Pescara è una città che vive di sport, vive con lo sport, vive per lo sport, è una città che ci tiene molto allo sport, quindi il Giro d'Italia è il massimo dello sport che ci possa essere e soprattutto è una manifestazione che coinvolge il popolo. E a proposito di sport, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pallavolée, il settimanale curato e condotto da Sergio Zappalorto, dedicato al mondo del volley. Il TG6 invece torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.